è bevuto di domenica mattina dopo una bella sbronza. Questa è sempre una classica invenzione degli inglesi barra americani che non perdono un'occasione, cioè a questo punto dicono scusa, come si cura lo sbronza restando ubriachi? Quindi questo nasce sempre in, da quel genio di Henry Craddock al Savoy. Savoy all'epoca era frequentato, cioè, c'era una canzone che si chiama Stomping at the Savoy, che è proprio pam 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 pam, la conoscete tutti quanti, è dedicata proprio al Savoy, cioè la gente usciva per andare al Savoy. Quindi più di questo non so cosa dirvi. Henry Craddock si inventa il Red Snapper. Il Red Snapper è un... Il babbo del... del Bloody Mary. Esattamente, papà del Bloody Mary fatto con gin. Tutti sanno che io ho aperto il primo gin bar d'Italia, mi piace citarlo, le Gin Corner, sono molto attaccato a Barbara Ricci, che è una donna di estrema energia, eleganza, e quindi mi piace citarla sempre. Questo, se vedete, difatti sono proprio inclinato verso il gin. Martini, Bloody Mary, Negroni, l'unico che non faccio con il gin è proprio il Bloody Mary, perché lo voglio fare al Kong style, cioè ultimamente è diventato il Red Snapper, Bloody Mary con la vodka, sempre per quel discorso di perestroica e guerra fredda. Durante gli anni 80 il Bloody Mary esplode proprio perché c'è una sovietizzazione che tu voi non pensate, ma c'era nel contrario. Grazie alle Spy Story, grazie a Reagan e Gorbachev, grazie a tutto quello che stava succedendo nel ponte aereo tra Mosca e Washington in questo caso. Quindi bere vodka era non solo sofisticato, ma era... simbolico. Sì, era anche simbolico, era un po' reazionario in un certo senso. Reazionario, comunista in questo caso. Oggi vi faccio assaggiare una versione Kong del Bloody Mary, perché quello che voglio è stimolare sicuramente le vostre papille gustative, ma anche darvi un po' di signature dei nostri drink che facciamo qua. Questo Bloody Mary è un Bloody Mary semplicissimo, viene fatto con un Bloody Mary Mix. Il nostro Bloody Mary Mix è fatto con mostarda di Digione, salsa di soia, tutti i piccoli ingredienti segreti che ci piace tenere vicino. E poi viene utilizzato un succo di frutta di questo pazzo, di questo signore si chiama Alain Mia. Lui produce e spreme tutta la sua frutta. Questo è un pomodoro verde, quindi è qualcosa di leggermente differente. Il Red Snapper è famoso per essere tirato, ve l'ho fatto in throwing. E io ho il piacere di farvelo assaggiare. Ti annoiate? Ma assolutamente no. Dimmi la verità, perché io non... mi piacciono i silenzi, i tempi morti, ma se poi sto sotto i riflettori mi sento... Io vengo dal teatro e ho fatto tanti spettacoli quando ero ragazzino, poi non ho fatto più l'attore perché prima mi ha decolato la carriera e forse perché ero un po' cane. Quindi se no stavo ancora a teatro e voi state bevendo un altro bar. La realtà è che...